Ciao ragazzi e bentornati su questo nuovo video di GuidaItaliano.it. Allora, oggi vi parleremo di microfoni, ma non di microfoni normali, microfoni legati alla videocamera. Infatti, proprio avendo preso la nuova Sony Alpha, l'audio integrato di questa macchina, che è quello che state sentendo in questo momento, non mi faceva impazzire, lo trovavo un pochino con eco, un po' di rumori, non mi piaceva tanto, e di conseguenza ho preso questi due. Il microfono della Rode e il microfono Boya YMM1. Allora, guardando le recensioni, sembravano tutte e due ottimi microfoni. Ovviamente ero tentato a prendere solo il Rode, perché la marca comunque dice già qualcosa. Però ero veramente curioso di sapere come funzionava il Boya, perché ne parlavano benissimo, addirittura lo mettevano in confronto con Rode. Considerando che c'è differenza di prezzo tra i due microfoni, non dico che il Rode costa il doppio, ma quasi, ho detto prendiamoli tutti e due e li proviamo e facciamo un bel video comparativo. Quindi adesso andrò ad aprirli, che così vediamo cosa c'è nella confezione, ma poi li monterò direttamente sulla macchina e vi faccio sentire l'audio di uno e l'audio dell'altro. Prima di continuare però, sigla! Iniziamo subito ad aprire il Boya BYMM1. Vi ricordo che in descrizione vi lascerò comunque tutti i link per andare ad acquistare questi microfoni, ovviamente tutti i link Amazon, in modo tale che avete il massimo della garanzia possibile, e andiamo subito ad aprire questo primo microfono. Di questo microfono, quindi del Boya, possiamo trovare ovviamente il supporto con la slitta per metterlo al posto del flash, o poi vi farò vedere io come lo monterò. Abbiamo un cavettino a molla jack-jack per collegare il microfono, un altro non a molla, cavettino normale, sempre jack-jack. Poi ovviamente abbiamo la borsettina per portarlo in tela cuoio, molto carina. E poi abbiamo il nostro microfono già inserito all'interno del filtro antivento. Ovviamente lo possiamo tranquillamente tirare fuori dal nostro filtro antivento. È un microfono a cannoncino con il jack finale. Non ha bisogno di alimentazione, non ha bisogno di batterie, gli basta semplicemente essere collegato alla fotocamera. Quindi questo è il primo microfono del Boya. Lasciamo un attimo tutto fuori e andiamo ad aprire invece il grande ma piccolo Rode. Apriamo anche questo. Allora, effettivamente già dalla confezione ci sembrano molto molto simili, in quanto supporto anche questo per slitta per il nostro microfono, è un pelo più molleggiato, quindi assorbe un pochino di più le vibrazioni della macchina se ci muoviamo. Altro cavettino, anche questo a molla jack-jack, colore rosso. A differenza del Boya, danno un solo cavettino nella confezione, e anche qui il microfono viene già montato con il suo filtro antivento. Anche questo jack, anche questo non ha bisogno assolutamente di alimentazione, ma a questo punto vogliamo andarli a montare sulla macchina e vedere come si sente. Piccola precisazione. Ovviamente, come nel caso della mia Alpha 6004, se io vado a montare questo microfono sulla slitta della macchina, mi vado a perdere la funzione del display, perché ovviamente io sto girando col display rivolto a me, il microfono sarebbe proprio in mezzo e quindi non vedo più il display della macchina. Per ovviare a questo problema possiamo prendere o un accessorio che mi sposta il microfono a destra o a sinistra, o come ho fatto io per avere un pochino più di versatilità, ho preso questa, che è una piccola gabbia che nasce per l'Alpha 6004. La gabbia permette di avere diversi agganci sia sopra, sotto, nei lati, che quindi posso andare a gestirmi un po' gli accessori come voglio. Ovviamente però fate attenzione, perché come vi avevo detto l'attacco dei microfoni è a slitta, quindi io ho ancora preso un adattatore da vite a slitta in maniera tale che posso mettere i due microfoni laterali. Va bene ragazzi, adesso mi sposto, monto tutto e poi ci rivediamo per gli audio.
Allora, ragazzi, questo è il volume audio con il Rode. Come vedete, ho qui ancora in mano il boia. Mi sentite così? Considerate che il livello audio di registrazione della Sony Alpha 6004 è impostato a 8 in questo momento. Questo è un audio non modificato, lo sentite mentre parlo. Adesso faccio 3 secondi di silenzio e vi lascio comunque sentire anche in silenzio che cosa sentite dal microfono. Potete ovviamente valutare voi i frusci, il livello del silenzio del microfono. Considerate che se lasciassi lo stesso livello di registrazione audio, quindi tra il 14 e il 15, che utilizzo normalmente col microfono della fotocamera, l'audio sarebbe sparatissimo a dei livelli assurdi. Adesso cambiamo il microfono e facciamo la stessa prova con il boia. Ragazzi, questo invece è l'audio con il boia. Io non li ho ancora sentiti, quindi per adesso non vi posso dire quale sente meglio. Questa è la registrazione sempre non modificata, sempre livello audio 8, impostato sul microfono, quindi sull'uscita esterna del microfono. Questo è l'audio di come parlo e adesso faccio di nuovo 3 secondi di silenzio per farvi ascoltare cosa si sente con questo microfono. Anche qui valutate ovviamente voi se vi può andare bene il livello di rumorosità, di silenzio, di eco che ci può essere quando banalmente c'è silenzio. Dico banalmente perché comunque qui alle mie spalle ho un computer acceso, quindi un minimo la ventola sta girando. Altri rumori non è che ce ne sono, a parte i vicini di sopra che magari a volte fanno cadere qualcosa, come avete sentito adesso il portone magari esterno, non so se l'avete percepito. Però non possiamo dire che è silenzio completo. Però adesso vediamo un attimino, stacco la macchina, visualizzo il computer con le cuffie ovviamente da studio che ho recensito in questo video, lo potete vedere qui sopra. Nel momento in cui sento i due audio vi dico quali per me si sentono meglio. A tra poco. Allora ragazzi, io ho ascoltato, voglio però fare ancora un'altra prova. Considerate che le registrazioni di prima erano a circa 1,5 metri. Adesso io il microfono ce l'ho a circa 2,5 metri da dove vi sto parlando e vi sto parlando normale. Quello che state sentendo in questo momento è di nuovo il Rode, quindi io rifarei un attimo la stessa prova a questa distanza. Poi lo allontano di nuovo, facciamo ancora poi un'altra prova, allontanala ulteriormente e vediamo la qualità dell'audio. Allora, audio del Rode è questo, 2,5 metri di distanza da dove vi sto parlando. E cambiamo subito e mettiamo adesso un attimo il boia. Allora, invece questo ragazzi è di nuovo il boia, sempre a 2,5 metri circa da dove vi sto parlando. Sto parlando con voce normale, adesso non so cosa state sentendo. Io vi posso dire che quello che ho sentito al computer, quindi la parlata da circa 1,5 metri, preferisco un pelino di più il Rode. Però devo dire che anche il boia per me ha un audio abbastanza pulito. Consideriamo che il rumore che si sente nel momento di silenzio è esattamente il rumore che sento io delle ventole del computer. Quindi in realtà non è il microfono che sta portando dentro dei volumi o dei rumori che non ci sono. Effettivamente lui sta captando il rumore delle ventole del computer. Quindi sono due microfoni che rimangono abbastanza fedeli alla realtà, non mi dispiacciono né uno né l'altro. Ripeto, un pelino meglio secondo me è il Rode, però ditemi magari voi qui sotto nei commenti che cosa preferite rispetto ai due. Adesso facciamo ancora un'ulteriore prova, quindi allontano la macchina fotografica di altri 2 metri e vediamo la differenza di audio. E poi facciamo due considerazioni insieme. Allora ragazzi, questo è circa 3,5 metri rispetto alla posizione di cui vi sto parlando. Ovviamente mi viene naturale tenere la voce un pelo più alta. Quello che state sentendo in questo momento è il boia, non l'ho ancora cambiato. Quindi questo è quello che è l'audio a 3,5 metri di distanza dalla fotocamera. Considerate in tutto questo che siamo comunque in ambiente interno, quindi non abbiamo rumori di auto esterne, non abbiamo vento, non abbiamo aria,
semplicemente il posto in cui ci troviamo e i rumori, come vi dicevo ad esempio del computer. Andiamo a cambiare per l'ultima volta il microfono, mettiamo il Rode e poi facciamo le conclusioni. Ed eccoci qua, abbiamo messo il microfono della Rode montato alla videocamera, la Sony Alpha 6004. Questa è la voce che sentite, sto parlando abbastanza normale, io ho un timbro di voce un po' alta, come ovviamente chi mi conosce sa. E non so, ditemi voi, vi sembra meglio, vi sembra peggio? Mi farebbe molto piacere un commento qui sotto, quindi ditemelo, ditemi le vostre opinioni. Io probabilmente opterò comunque per il Rode. Non ho ancora ascoltato queste versioni a distanza, quindi non ve lo so dire, però da vicino un pelino meglio. Ok, riavviciniamoci e facciamo le nostre considerazioni finali. Allora ragazzi, ho lasciato montato il Rode per le considerazioni finali. Ho anche spento il computer, quindi avete un'ulteriore prova di come si sente in quasi assenza di rumore praticamente. Quindi, ultimissima prova, 3 secondi di silenzio con il Rode. Ok. Allora, iniziamo a fare due considerazioni, perché già con la questione delle webcam mi sono arrivati messaggi, assolutamente meglio l'altra, di qua, di là. Allora, consideriamo che i discorsi che faccio sono sempre dei discorsi non solo di livello di qualità del prodotto, ma soprattutto quando faccio delle comparazioni è qualità del prodotto verso qualità di prodotto, ma inserendo sul piatto della bilancia anche il prezzo. Allora, nel caso specifico, considerate che il Rode su Amazon si aggira sui 56-60 euro, dipende dall'offerta che trovate. Il Boya invece, andiamo tra i 27 e i 30 euro. Un po' di differenza c'è. Quindi, se non avete un budget un po' più elevato, quindi non volete spendere 60 euro, secondo me il Boya è un acquisto veramente, veramente ottimo per il prezzo che ha, ma per la qualità di audio che ha, perché devo dire la verità, l'audio mi piace veramente. Mentre se avete qualche soldino in più da spendere, ovviamente potete andare su un marchio che è comunque sinonimo di qualità, che è Rode. Addirittura c'è un altro modello di Rode molto più costoso, che andiamo sui 130-140 euro. Probabilmente poi ve lo recensirò se mi arriverà. E quindi la valutazione non è solo si sente bene, benissimo, anche quanto posso spendere. È sempre la valutazione finale di ogni prodotto, secondo me. Il costo è sempre da mettere sul piatto della bilancia, soprattutto per l'uso che ne devo fare. Quindi, nel mio caso specifico, sinceramente sono un po' indeciso se terrò il Rode o il Boya, perché mi piacciono comunque entrambi. Probabilmente, proprio perché mi piacciono gli oggetti di marca, comunque, quando so che le marche sono buone, soprattutto per apparecchiature tecnologiche ed elettroniche, normalmente opto per la marca, ma non sempre, come nel caso della webcam ad esempio. Tra l'altro, se non avete visto il video della webcam, ve lo metto qui sopra, andate a vederlo. E che altro dire? Lasciatemi la vostra opinione, il vostro commento, ditemi che cosa preferite voi, se li avete provati anche voi entrambi. Se non ti sei ancora iscritto al canale, ovviamente fallo, mi raccomando. Accendi la campanellina così non ti perdi neanche un video. Questo aspetto è molto importante per noi, tanti lo prendono sotto gamba. Quindi ti chiedo di accendere la campanellina se ti iscrivi. Se il video ti è piaciuto, ovviamente lascia un bel like e condividilo con i tuoi amici. E ci vediamo al prossimo video. Ciao! La 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 la